Non so se è in mezzo a questi campi, non lo so, sì, perché potrebbe essere arrivato da qui. Gio, guarda bene, forse ci sono delle impronte. Non lo so. Guarda, poi lì c'è la casa dell'oratorio. Magari è andata a finire anche là dietro, perché... Oddio, guardate laggiù in fondo. Perché poi dicono anche che è andato sotto i tombini. Per arrivare sotto i tombini là c'è un condotto laggiù in fondo. Magari da là è entrato, può essere, raga. Oddio, ma cos'è sto rumore? Io sento dei passi giganti, sì. Trema tutta la terra. Hello? Ehi? Rainbow? Blu? Sei qui? Hello? Oh my goodness, io vedo tutte luci, buio. Sento i cani abbaiare, ragazzi. Quando i cani abbaiano c'è qualcosa che non va. Oh my goodness. Raga, dietro quell'albero laggiù, non so se si vede dalla telecamera, raga, perché c'è poca luce, è scarsissima la luce. What is up? Ciao ragazzi, benvenuti in questo video. Siamo frettolosi, di fretta, io e Silke qua dietro. Stiamo correndo verso il paese perché siamo stati chiamati poco fa. Adesso vi spiego tutto quello che sta succedendo, raga. Qualcosa di veramente incredibile. Vi ricordate il video di Rainbow Friends, quello che ho fatto col drone, dove l'ho beccato dall'alto? Ecco, Rainbow Friends, o meglio Blue di Rainbow Friends, è arrivato in paese. Ragazzi, sta girando, sta terrorizzando il paese e ci hanno subito chiamato i vigili, perché sanno che noi siamo dei ricercatori di mostri e ci hanno detto: dovete correre subito a vedere che cosa sta succedendo. Jojo, secondo me è già stato da quella parte e per quello che abbaiava il cane. Adesso lui si è fatto tutto il campo e si sta rifugiando nei tombini, perché sento una strana, un rumore di tra acqua e piedi completamente bagnati. Ma forse sta andando attraverso i tombini verso il centro del paese. È già stato là, Joe. Sta facendo il giro e vuole spaventare ognuno. Quindi sta andando a spaventare anche quelli che sono nelle case laggiù. Sì, e specialmente... Senti, sentito il cane che abbaiava? Forse l'ha visto il cane. Oddio, ragazzi, no. Guarda lì, c'è una casetta con una luce. Sì, dobbiamo andare verso il centro. Andiamo. Sono un po' agitata, Joe. Sei sicuro di volerci andare? Cioè, ci sono anche dei fumi incredibili. E potrebbe essere anche pericoloso. Cioè, lo sai che potrebbero spuntare delle creature sotto i tombini? Sì, sì. Dobbiamo andarci per forza e ti devi anche muovere. Ci hanno chiamato. Non possiamo tirarci indietro. Perché quando arrivano i mostri, chiamano solo noi. E quindi solo noi possiamo andare a vedere. Ok? Quindi seguimi, perché siamo veramente agitati. Potrebbe sbucare da un momento all'altro e dicono che è una creatura immensa. Andiamo a vedere. Let's go, let's go. Come diceva Sil poco fa, ragazzi, potrebbero arrivare anche da sotto i tombini. Guardate, qua c'è un tombino. Può essere che potrebbe sbucare da qui, raga, è incredibile. Oddio, sento degli strani rumori, sta arrivando un temporale. Seguitemi, Sil, facciamo veloce, veloce, veloce. Raga, poco fa mi hanno appena telefonato dal comune del paese. Mi hanno detto che l'hanno visto sbucare nella zona della chiesa, incredibile. Sta creando il panico, tutte le persone che scappano. Vedete, le persone non sono neanche più nelle loro case. Hanno preso le loro macchine e sono scappati via. Cani che abbaiano, un disastro, un disastro. Sil, fai veloce, fai attenzione però, perché qui lo hanno avvistato dietro il parco, raga. C'ho anche la torcia dietro perché non si riesce a vedere bene il buio. Qualcosa ho visto qua dietro, ragazzi. Prima ho visto un'ombra blu strana. Seguitemi perché veramente... Cos'è? Oddio, dietro la farmacia, sì. Cos'era? Hello? Rainbow? Sei qui? Raga, dobbiamo assolutamente trovarlo, capite? Non riusciamo a capire dove cavolo si è cacciato. La popolazione ha detto che l'hanno visto, è immenso, è molto alto. Le persone sono spaventate. Cos'è stato? Oddio, raga. Questo è il parchetto del paese e poco fa l'hanno visto saltare fuori dai cancelli. Cioè, avete capito? Saltare fuori dai cancelli vuol dire che è una bestia incredibile. E in più, in questo momento c'è anche un temporale. Non so se l'avete capito. Corri, sì, facciamo veloce, seguimi. Secondo me potrebbe sbucare da un momento all'altro, ok? Raga, facciamo attenzione, se vedete qualcosa segnalatemelo subito. Anche tu, Sil, stai molto attenta, perché non ti vedo bene stasera, Sil, non ti vedo bene. Come mai sei così spenta? Cos'hai? Nulla, Joe, che sono un po' abbastanza preoccupata. Questa zona in realtà è abbastanza strana. Cioè, dietro queste mura potrebbe nascondersi qualsiasi cosa. Ma io prima che tu stavi parlando ho visto un'ombra che si... Oh, cos'era? Ho sentito un rumore da qua sotto, raga. Potrebbe anche andare sotto i tombini. E se per caso fa tutti i tombini nella zona fino a che trova la via d'uscita per uscire da sottoterra? Raga, il prete del paese mi ha telefonato poco fa. Mi ha detto che addirittura l'ha visto appunto sbucare da un tombino. E il tombino è volato in aria. Pum, una roba così incredibile. Quindi un pezzo di ferro come questi, si guarda, un pezzo di ferro così che esplodeva verso l'altro. Pum, è andato sul tetto della chiesa il tombino. Ha spaccato quasi il campanile e lui, questa creatura blu, è saltato fuori. Il prete che scappava con tutti quelli della chiesa dentro, cioè era una messa in corso, un disastro, gente che gridava aiuto, aiuto, let's go, strano. Andiamo a vedere, sì, muoviti, muoviti. Ok, guarda nel parchetto, raga, il parchetto,
Guardate il parchetto, raga, è chiuso fortunatamente, ma lui potrebbe aver scavalcato. È proprio qui che l'hanno visto. Guarda, lì c'è una chiave attaccata, sì. Il custode l'ha lasciata lì, forse perché è scappato dalla paura. Cioè, sì, raga. Ma se il custode fosse, sì, fosse lui. Non lo so, raga, il custode, sì, mi hanno detto. Ma ti rendi conto, è gravissimo. Non lo so, raga, mi hanno detto che il custode praticamente è scappato dalla paura. Ha lasciato lì le chiavi, è scappato, è fuggito, ha mollato tutto in panico, in preda al panico, la gente che urlava dai palazzi. Aspetta, dietro l'albero. What? Proprio dove sto indicando? Oddio, cos'è? Ho visto un'ombra strana. Oh my goodness. Già lo sapevo, questa chiave non mi convince. Ha qualcosa a che fare con il guardiano. Forse lui l'ha visto, non lo so, scappato. Non lo so, muoviamoci di qua, muoviti. Muoviti. Muoviti che mi sto arrabbiando, raga. Stasera mi sto arrabbiando perché sono arrabbiato, raga. Io c'ho veramente l'ansia addosso. Mi ha chiamato il prete, il sindaco. Addirittura tra poco ci chiameranno i carabinieri, perché hanno paura tutti e chiamano noi per andare a cercare sto mostro, capite? Ok, grazie, grazie, molto gentile. Rimanete in casa, non muovetevi da lì. Raga, raga, il signore che abita lì mi ha appena detto che l'ha visto passare andare di qua. Loro si sono barricati in casa. Gio, ma noi non siamo dei guardiani. Muoviti, muoviti, let's go. Oddio, Gio, mi fai, stai facendo spaventare. Muoviti, andiamo a vedere, perché secondo me c'è, sì, secondo me c'è. Deve essere qua dietro. Oh my goodness. È andato dietro quei palazzi, raga. Forse di là. Non lo so, qua è tutto buio, raga. Qui ci sono le abitazioni, le persone sono scappate. Cioè, è incredibile. Non lo so, non lo so. Ho il cuore che batta mille, senti, senti quanto batte il mio cuore. Oddio, boom, 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 boom. Esplode. Muoviamoci, muoviamoci. Let's go, let's go. Chiudetevi in casa, chiudetevi in casa, è un casino. Signora, stia dentro, non esca, per favore. Potrebbe essere pericoloso per lei, ok? Ok, sì, muoviti, muoviti. Let's go. Raga, abbiamo appena sentito un rumore strano. Diciamo che è uscito fuori dalla strada principale e si è infilato qua dentro. Guarda, sì, guarda che roba. Qui. No, ma qui è tutto buio, già. Guarda, c'ho la torcia. Raga, ho preso la torcia quella grande. Meno male che ci siamo portati dietro tutte le cose di soccorso. Let's go, sì, vieni. Forse qua c'è qualcuno. Attento. Hello? Rainbow? Raga, veramente sto collando. Mai stato così, raga. Ma... oddio, guarda che fulmine, incredibile. Mi sa che ci sono delle orme. Cos'è qua? Hello? Qua cos'è? Sì, c'è un muretto. Oh cavoli, cos'è? Non mi dire che è andato là dietro. Non lo so, Sil. Io soltanto dico una cosa. Sentite i tuoni, raga, addirittura i tuoni. Oh my goodness, è proprio terrorizzante stasera la situazione. Oh cavoli, qua c'è. Ho visto degli strani movimenti. Secondo me, ho visto delle luci dietro di qua. Dobbiamo andare dall'altra parte. Aspetta, Sil. Forse lui si è rifugiato. Guarda. Ho sentito uno strano rumore di qua. Lì. In fondo a questa strada, sì. Seguitemi, raga, seguitemi. Seguitemi, sì, veloce, perché secondo me qualcosa c'è. Vieni, 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 vieni. Potrebbe essere quello, perché sento dei passi forti. Sento dei passi forti. Aspetta, aspetta. Non ti avvicinare, sì, devi stare tranquilla, stammi distante. Aspetta, guardo io. Giovanni. Sì, guarda, è lui, non ci potete credere, raga, veloce. Guarda, no, 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 aspetta, aspetta, aspetta. Guarda, muoviti. Oh my goodness! Ma aspetta, aspetta! Ho perso la luce, sì! Oddio! Aspetta che la prendo! Nel panico mi è cascata! Oddio! Gio! Era dietro! Mi ha praticamente ipnotizzato gli occhi! È super luminoso! E la sua pelle emanava una specie di luce strana! Andiamo! Aspetta, aspetta, non andare di là! Potrebbe essere pericoloso! Lo senti gli strani rumori dietro di te? Vero? Ok, allora quella è l'unica via. Sì, infatti, andiamo di qua. Raga, stasera non è serata, cioè veramente assurdo. L'avete visto quanto era grosso? Ed è praticamente in giro per la città, non so più come fare. Ora stiamo per girare in quest'altro vicolo, vediamo se... sì! Oddio, anche il cane che abbaia! Oddio, sì, guardalo! È immenso, guardate ragazzi, è immenso! Cioè non so come farvi capire, guardatelo! Oh, ma... let's go, via, 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 via. Corri, corri, corri. Raga, è tutta notte che stiamo correndo avanti e indietro. Abbiamo pensato una cosa, raga. Noi adesso torniamo a casa. Sì, dobbiamo per forza fare sta cosa. Prendiamo le nostre spade, ok? E torniamo qui e cerchiamo di affrontarlo. Sperando che però lui nel frattempo magari si allontani dal paese, perché è inquietante, raga. Ciao, ma io ho una strana idea. Forse si sta rifugiando in tutti i tombini. Sta prendendo molto tempo per rifugiarsi. Ok, raga, se volete il prossimo video spaccate i like. Arriviamo a 350 like in questo video. Condividete dappertutto, iscrivetevi al canale. E raga, oh, oh, sì, veloce, veloce. Raga, è lì. Oh my goodness, andiamo. Alla prossima, raga, ci vediamo dopo, dopo. Ciao, 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 ciao.